Una banca del territorio! Una banca sana per tutti, anche per i giovani! Una banca dove le persone sono di qui e i soldi rimangono qua, qui, 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 una banca vicina a tutti, ma per davvero. Hai vinto all'ultimo minuto, com'è la sensazione? Che sensazione avete provato? Queste sono le vittorie più belle perché sono sofferte e l'abbiamo portata a casa, questo era la cosa più importante, vincere. E la prestazione c'è stata e poi punteremo alle prossime partite. E qua, per quanto riguarda il gol annullato, qual è stata la sensazione che avete avuto dal campo? Perché si è visto molta discussione, c'è stato un po' di nervi tesi, diciamo. Niente, non ci sono i guardalini, quindi si può soltanto affidare alla buona visione, diciamo, dell'arbitro. Azienda Vitivinicola Il Pupillo, da oltre 60 anni produce e vende vini ed olio di qualità. Ora anche nel nuovo negozio a Grosseto in via Oberdan 22. Il Pupillo, il miglior vino dai Colli di Scarlino. Telefoni 347 785 1919 o 345 485 9311. A questa sconfitta? Il pareggio era il risultato più giusto, mancavano 20 secondi alla fine della partita e anche se loro hanno colpito un palo e però non hanno fatto il pareggio e diciamo che era il risultato più giusto. Per quanto riguarda l'episodio del gol annullato, c'è stata molta polemica, non si è capito, prima l'arbitro ha segnato, poi ha annullato la rete. Come vi sentite in qualche modo penalizzati da questo, che possa aver influito sulla gara, diciamo, questa rete? Va bene, sono episodi, l'arbitro ha ritenuto per lui che era fuori gioco, purtroppo sono loro che decidono, non decidiamo noi della panchina. Certo, e comunque una sconfitta, diciamo, che arriva comunque dopo una vittoria, diciamo, nella scorsa giornata. Comunque, diciamo, il bilancio, guardando le scorse partite di campionato, è comunque, resta comunque, diciamo, positivo. Sì, resta positivo.